Buonasera a tutti. Do la parola al segretario per l'appello. Buonasera anche da parte mia. Iniziamo con l'appello con il sindaco del Dotto Alessandro, Presente. Boccardo Andrea, Menchetti Jacopo, Presente. Tommasi Tamara, Pedonese Presente. Federico, Presente. D'Alessandro Gloria, Presente. Maggi Fabrizio, Dalle Luche Graziano, Presente. Rombi Nicola, Benedetti Angelo, Gemignani Patrizia, Favilla Andrea, Bertola Giampaolo, Iacomini Alberto, Presente. Di Giusto Fabrizio, Erra Riccardo, Presente. Mancini Marcello, Andreini Mario, Micheli Riccardo, Matteucci Alberto e da Prato Niccolò. Sono presenti 12 consiglieri, quindi accetto il raggiungimento del numero legale. Dichiaro aperta la seduta e passo la parola al Presidente Favilla. Grazie. Passiamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione del processo verbale sintetico della seduta consiliare tenutasi il 29 dicembre 2021. Sì. Allora, prima di iniziare il consiglio, ho avuto comunicazione dal consigliere Andreini che non può essere presente. Nominiamo scrutatori il consigliere Erra Riccardo, la consigliera Tamara Tommasi e la consigliera Patrizia Gemignani. Passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno, approvazione del processo verbale sintetico della seduta consiliare tenutasi il 29 dicembre 2021. Se non ci sono consiglieri che chiedono la parola, metterei in votazione la pratica. Favorevoli? Contrari? Astenuti. La pratica è passata all'unanimità. Punto numero 2. Comunicazioni e richieste di informazioni e di dichiarazioni. Ci sono consiglieri che chiedono la parola per le comunicazioni? Bene, allora faccio io una comunicazione. La faccio al sindaco. La mia comunicazione è rivolta al sindaco e riguarda la situazione del depuratore di Lido di Camaiore. Ci sono alcune cose che vanno chiarite e tra questi una delle cose importanti è capire com'è la situazione, come se c'è un percorso che sta andando avanti, anche sul discorso se c'è una possibilità, una pianificazione anche a lungo termine di spostamento, di revisione dello stato attuale del depuratore. E poi un altro punto che è importante è capire se uno dei prodotti che pare che venga usato nel depuratore è l'H2S. Capire se questo tipo di prodotto che è derivato oppure che viene prodotto è un prodotto che reca danno alla salute. Bene, questi sono, e poi ci sono altri punti appunto sul discorso della balneazione. Ecco, i punti che mi interessano in particolar modo sottolineare è appunto se ci sono prodotti che vengono usati all'interno del depuratore che in qualche maniera siamo certi che non creino danni, pericolo alla salute, e poi appunto anche a lungo termine, ma capire se c'è la possibilità, l'individuazione di trovare soluzioni per un depuratore che ricordiamo ha più di 50 anni. Prego, sindaco.
Allora, per quanto riguarda il percorso, diciamo così, che si è sviluppato tra l'altro nel tempo di confronto tra l'amministrazione Gaia e anche il comitato che rappresenta i cittadini della zona del magazzino, abbiamo concluso una serie di incontri. In funzione di questa serie di incontri si è giunti, tra virgolette, a una visione condivisa, che è quella che porta nel breve termine, breve e medio termine, a risolvere le criticità più importanti che riguardano gli odori, i rumori e gli sversamenti, che sono tra l'altro un tema connesso in modo strettissimo alle questioni della balneazione su cui questa amministrazione ha investito, ma su cui occorre continuare energicamente a tenere alta l'attenzione e a investire. Nel lungo periodo si è parlato di una delocalizzazione, chiaramente Gaia non vede di buon occhio questa soluzione, ma Gaia farà un po' anche quello che gli ordinano gli amministratori di un territorio, non ritenendosi azienda autonoma, ma in un qualche modo dovendo sottostare agli indirizzi dei soci, in questo caso del comune di Camaiore. E quindi si parlerà nel lungo, nel medio e lungo periodo anche di questioni che riguardano la riduzione dell'impianto o la sua delocalizzazione. Per quanto riguarda l'utilizzo della sostanza di cui parlava ora il Presidente, io ovviamente devo assumere le informazioni del caso, però lo dico al Presidente, ma lo annuncio anche al Consiglio Comunale, insomma sarebbe intenzione dell'amministrazione portare all'attenzione anche del Consiglio Comunale un documento di indirizzi che sintetizzi il lavoro di questo percorso che è durato più di un anno sulla situazione del depuratore del magazzino e dei depuratori del Lido, e in quella circostanza magari appunto portare anche un chiarimento sull'utilizzo delle sostanze, che magari nel frattempo chiederemo subito alla società di gestione del servizio idrico integrato. Grazie. Bene, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Non abbiamo nessun altro. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno. Regolamento comunale per la rinuncia alla detenzione e cessione di cane a canile rifugio. Approvazione. Illustra la pratica l'assessore Sara Pescaglini. Funziona, sì. Ah, buonasera a tutti. Allora, il regolamento in oggetto è molto semplice, consta di 7 articoli. Serviva per disciplinare alcuni elementi che nel tempo si erano visti marginali e carenti di regolamentazione. Appunto, la rinuncia alla proprietà e alla detenzione dei cani iscritti all'anagrafe canina regionale. Quindi questo regolamento ha come scopo di disciplinare l'oggetto da me descritto e serve anche a modulare la compartecipazione dei cittadini che decidono di non tenere più il proprio animale. C'è tutta una modulistica correlata che serve appunto per chiedere questa rinuncia alla detenzione al sindaco, il quale ha tempo una 15ina di giorni per rispondere e deve essere sostanzialmente motivata, e le cause che impediscono la detenzione si leggono nell'articolo 5. Sono comunque cause importanti, non è che una persona può prendere un animale d'affezione e poi scaricarlo sulla comunità. Questo regolamento serve proprio anche per sensibilizzare e responsabilizzare maggiormente chi decide di diventare proprietario di un animale e responsabilizzarlo anche qualora poi decidesse di non tenerlo più. Quindi questo è molto semplice, l'abbiamo analizzato in commissione come regolamento successivo, che sono tra loro collegati. E lascio la parola ai consiglieri comunali, ma credo che la discussione sia già stata lunga in commissione. Grazie. Allora, se ci sono consiglieri che chiedono la parola, consigliere Pedonese. Sì, grazie Presidente. Semplicemente per dire che in commissione il regolamento è stato approvato col voto dell'unanimità dei commissari. Grazie, consigliere Erra. No, e si fa una suddivisione sulle fasce di reddito. Però non si dice l'importo massimo della spesa giornaliera che una persona, che possa servire ad alimentare questo animale. Perché non vorrei che poi dopo nell'importo, va bene il 50%, ma se l'importo diventa importante,
anche chi ha una fascia di reddito da 8.500 a 16.500 euro si trova a pagare delle somme importanti. Quindi io avrei menzionato anche un importo massimo di spesa giornaliero. Grazie consigliere R. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Bene, allora passiamo alle repliche, visto che ci sono due consiglieri, non credo ci siano repliche. Passiamo la parola all'assessore Sara Pescallini. Sì, abbiamo stabilito una soglia di spesa, perché fino adesso la compartecipazione era tutta a carico del comune, ma dipendeva molto dai casi in cui uno decideva di appunto rimettere in carico l'animale al canile. Le quote sono veramente minime, non sono cifre importanti, però consigliere gliele faccio sapere di preciso, perché non vorrei dire una quota sbagliata. Le garantisco che comunque abbiamo pensato a una modulazione in base all'ISE, proprio perché le quote poi a carico di chi ha preso l'animale in carico non sono enormi. Però ribadisco il fatto che serve a responsabilizzare chi decide di prendere un animale. Quindi quando si decide di prendere un animale in casa, questo comporta delle spese. Si deve sapere prima, ma per evitare che poi si abbandoni e si scarichi i costi sulla comunità. Grazie. Dichiarazione di voto? C'è qualche consigliere per la dichiarazione di voto che ha la parola? Consigliere Ara, parlo io. Consigliere Pedonese. Ovviamente per il voto favorevole del gruppo misto. Ecco, consigliere R, se è in dissenso, prego. No, non è che sono in dissenso, ma su questa pratica mi astengo. Anche perché ho capito quello che ha detto l'assessore, però io avrei preferito che all'interno di un regolamento fosse specificato la somma che uno... Consigliere, la mascherina. Ah. Non lo so. Ora sì, ma mi si... No, ecco, avrei preferito ci fosse stato menzionato l'importo che una persona si trova a pagare nel caso... sì, va bene la compartecipazione al 50% per queste fasce, però sapere un minimo di quanto possa essere la spesa massima giornaliera. Perché se poi qui si va su delle cifre importanti, magari chi ha un reddito da 8.500 euro a 16.500 euro... può essere importante per lui anche quella spesa di mantenimento. Grazie. Se non ci sono altri consiglieri, metterei in approvazione la pratica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, la pratica è passata all'unanimità con l'astensione dei consiglieri Erra e consigliere Iacomini. Passiamo al punto numero 4, regolamento comunale per la tutela degli animali. Approvazione. Illustra la pratica l'assessore Sara Pescallini. Allora, questo è un regolamento molto lungo e complesso, sudatissimo, che ci portiamo dietro da qualche mese. Abbiamo fatto numerose commissioni in merito, perché appunto la disciplina di questi temi è sempre molto delicata, e tra l'altro c'è stata anche un'interazione importante con l'ASL e con gli altri uffici competenti, in modo che il regolamento arrivasse completo di tutte le relazioni. Comunque io vi dico gli obiettivi che ci siamo posti su questo regolamento, che ha veramente tanti articoli, quindi poi nel caso se ci sono delle domande specifiche rispondo successivamente. Comunque l'obiettivo era quello di stabilire precise disposizioni che garantiscono il benessere dell'animale e al tempo stesso la convivenza con l'uomo. Questo regolamento rappresenta per noi un significativo indice di civiltà e di sensibilità nei confronti dell'animale,
e disciplina anche le modalità, oltre che di detenzione, anche di regolamentazione delle attività ludiche e commerciali. E, i vari articoli parlano un po' di tutto quello che abbiamo sviscerato e soprattutto quello che mi premeva sottolineare era l'articolo 24, dove abbiamo vietato la detenzione a catena. Questo era un po' un obiettivo che ci eravamo prefissati e insomma, per me è un orgoglio stasera arrivare a questo punto. Abbiamo inoltre cercato di definire al meglio alcuni articoli. Aspetta, va. Allora. Però l'ho già fatto. L'ha fatto agli altri. Vabbè, comunque gli articoli. Ah, l'articolo più importante, come dicevo, cioè sono tanti. Il 24 è quello che è stato più incisivo rispetto agli altri. Gli altri articoli servono proprio a disciplinare come bisogna accudire un animale, come deve essere trasportato su un mezzo pubblico, come deve interagire negli spazi pubblici. C'è l'articolo 17 che è stato lungamente discusso, che è quello sugli spettacoli di intrattenimento con l'utilizzo dei animali. Abbiamo cercato di disciplinarlo al meglio nei limiti delle nostre facoltà normative per cercare di, insomma, di seguire le linee del 10 maggio 2000 sulla delibera CITES, in modo che questi servano a tutelare al massimo gli animali. E l'allevamento e la vendita, in più ci sono normate anche le sanzioni, le vedete all'articolo specifico dove vengono definite anche nel caso le multe qualora non si rispettassero alcune norme regolamentari. Anche qui, come vi dicevo, è stata invitata in commissione, cioè il lavoro fatto in commissione è stato lungo perché abbiamo interagito tanto anche con le associazioni che gestiscono gli animali sul territorio, quindi al di là dell'ASL, della sezione veterinaria, anche delle volontarie che quotidianamente ci affiancano nel lavoro difficoltoso di adozione dei cani che vengono abbandonati e non solo, e li seguono anche all'interno del canile. Le ringrazio tantissimo perché queste volontarie ci aiutano quotidianamente nelle difficoltà che abbiamo poi per rifare adottare animali che molto spesso nessuno vuole. E quindi ci siamo confrontate lungamente con loro che vivono le difficoltà che ci sono e abbiamo cercato di trasferire le loro sensibilità all'interno di questo regolamento. Grazie Assessore. Passiamo alla discussione. Consiglieri chiedono la parola. Consigliere Pedonese Federico. Sì, grazie Presidente. Lo ricordava l'Assessore Sara Pescaglini, questo è un regolamento che ha occupato intense sedute della Commissione, perché comunque abbiamo nel corso degli scorsi mesi vagliato e studiato articolo per articolo e l'abbiamo sezionato, diciamo così, questo regolamento, perché effettivamente tante erano le esigenze di tutela di ogni singolo aspetto dell'animale. Quindi quello più propriamente di proprietà di un animale, a quello della custodia, a quello comunque della tutela stesso del luogo dove l'animale risiede all'interno delle abitazioni. Ricordava l'assessore Pescaglini come questo lavoro è stato ampiamente condiviso con i volontari, e vorrei ringraziare in questa sede la professoressa Maria Grazia Cascone dell'Università di Pisa, di Lida, della Lega Italiana dei Diritti degli Animali, che ha partecipato a ogni seduta insieme alle altre volontarie e che comunque ha accolto benevolmente ogni singolo argomento che è stato trattato all'interno del regolamento di tutela degli animali. Io
Aggiungo solamente che abbiamo cercato, come ha detto l'assessore Pescalini, anche di limitare il più possibile anche le attività dei circhi, visto che comunque si tratta di una materia molto delicata che va anche diciamo così, a scontrarsi a volte con le normative nazionali, internazionali, ma anche costituzionali. E quindi abbiamo dovuto anche affrontare queste problematiche dal punto di vista delle libertà individuali. Quindi semplicemente, inoltre, come già accaduto per il precedente regolamento, questo regolamento è stato approvato in commissione all'unanimità dei presenti. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Non abbiamo nessun altro, non so, la consigliere Iacomini. Ho visto prima lei, però, consigliere Iacomini. Va bene, tanto sarò molto breve. Complimento. Consigliere Iacomini, lei dopo. Allora mi complimento con il consigliere Iacomini. Per la velocità, soprattutto. Niente. Dispiace vedere che parecchie leggi e normativi risultano essere ridondanti, perché la Regione Toscana, a quanto mi risulta, è già dotata di un regolamento che, se non erro, è del 2011, che vieta il maltrattamento degli animali, e fra l'altro tra questi c'è anche il divieto di mantenimento degli animali alla catena, se non per un periodo limitato, non più di 2 ore, con l'obbligo di portarlo fuori almeno 2 volte, oltre al divieto di combattimento e a alcune indicazioni su come devono essere. Quindi, secondo me, va bene ribadirlo e fare un atto di coscienza, ma già non vorrei che questo volesse significare che la comunità che frequentiamo ha bisogno di ulteriori indicazioni oltre quelle che erano già previste dalla Regione Toscana. Ne prendo atto, però rimango un pochino perplesso comunque, perché è una regolamentazione che era già in vigore. Grazie. Grazie consigliere, consigliera Gloria D'Alessandro. Evidentemente ce n'era bisogno, consigliere Iacomini, perché le regole che si ribadiscono in questo regolamento sono regole che sembrano scontate di civiltà, e evidentemente significa che c'è bisogno di ribadirle. Dalle cose più semplici, come il fatto divieto di tenere gli animali in luoghi angusti per lungo tempo, esposti alle intemperie, si vede che sembrano cose inaudite, no? Per chi vuol tenere un animale, e a quanto pare invece sono necessarie, se no il regolamento avrebbe avuto ragione di essere redatto. Comunque vedo che ci sono tanti articoli che tutelano la vita degli animali, sia gli animali domestici, ma tutelano anche, mettono delle regole anche per gli animali che abitualmente sono animali selvatici e che purtroppo c'è l'abitudine o la moda, diciamo così, di voler far diventare animali domestici, quando la loro natura invece non è quella. E soprattutto, come accennava anche il consigliere Iacomini, questo modo cruento e violento di far scommesse e di far ingaggiare animali, lotte oppure corse selvagge, mi vengono in mente le scommesse sui cani, che poi insomma non è che siano tanto rare se c'è bisogno di disciplinarle in un regolamento comunale. Penso che questo per tutto il Consiglio Comunale sia un atto di civiltà che ci deve fare onore a tutti quanti, e oltre a ringraziare l'assessore e la commissione che vi ha lavorato, prendiamo atto che fra le tante cose di cui
ci dobbiamo occupare per nostro ruolo politico e amministrativo anche tutelare gli animali, mi sembra un atto di civiltà. Grazie. Grazie consigliere Gloria D'Alessandro. Io non avrei nessun altro consigliere Arra. Ma sì, ben vengano questi regolamenti, cioè questi animali sono entrati a far parte della vita quotidiana di ogni famiglia, si trovano in tutte le famiglie, però molto spesso le famiglie si dimenticano di trattarli come devono essere trattati. Quindi questo regolamento va nella direzione di salvaguardare la salute di questi animali, e io sono d'accordo. Mi auguro anche, però ci sono anche delle sanzioni e che vengano fatte rispettare ciò che è stato scritto in questo regolamento, specialmente anche per quanto riguarda la somministrazione di alimenti ai colombi, ai piccioni, perché qui sul territorio del Comune di Camaiore invece io anche l'altro giorno presso davanti la Conad ho visto c'erano delle persone che davano da mangiare a questi colombi, ce n'erano tantissimi. Quindi va benissimo il regolamento, va benissimo tutto, però bisogna anche dopo farlo rispettare, perché fare un regolamento e poi non farlo rispettare secondo me non ha senso. Grazie. Grazie consigliere Arra. Io non avrei nessun altro consigliere. Le repliche, non so se qualche consigliere, capogruppo. Prego consigliere Iacomini. Mi sono dimenticato di citare anche l'articolo 544 bis del codice di procedura penale per quanto riguarda il reato di maltrattamento e uccisione degli animali, quindi a tutela nazionale, regionale, ne abbiamo bisogno anche di un comunale, cioè pur manifestando il voto positivo, nel senso anche se non siamo dichiarazione di voto, però lo trovo ridondante sostanzialmente. Comunque ben vengano questi provvedimenti. Grazie consigliere Iacomini. Nessun altro mi chiede la parola di replica. Do la parola all'assessore, non so se vuole aggiungere qualcosa. Rispondo al consigliere Iacomini. C'è una legge quadro regionale che appunto stabilisce i principi e le direttive, ma obbliga, dice ai comuni di stabilire e disciplinare al meglio tutte le regole attuative specifiche di ogni singolo caso. Oltretutto noi facciamo parte con una convenzione del canile sanitario dove avevamo sottoscritto proprio l'adeguamento dei vari regolamenti comunali che erano scaduti da anni, quindi in realtà siamo arrivati anche un po' lunghi, siamo uno dei primi comuni che però li ha rimodulati all'interno del canile sanitario, e parlando e interagendo con gli altri assessori dovremmo fare poi un regolamento tutti uguali, insomma, facendo parte del canile sanitario. Siamo un po' gli apripista, so che gli altri comuni si sono già mossi e stiamo utilizzando tutte la stessa bozza, quindi era proprio una richiesta stabilita dalla convenzione che abbiamo sottoscritto con il canile sanitario di disciplinare alcune parti normative. Dichiarazione di voto. Prendo parola, chiedo io la parola. Allora, premesso che ringrazio i componenti della commissione e l'assessore per il lavoro che hanno fatto, e quindi purtroppo siamo in un meccanismo ormai perverso a livello nazionale, e su questo concordo col consigliere Iacomini, cioè siamo il paese che bisogna normare, che alla fine non ci si capisce più nulla, e poi che fanno? Obbligano di fatto i comuni a normare, a fare un proprio regolamento. A me mi piacerebbe, nel mondo dei perfetti, che non è l'Italia, di cancellare tutte le leggi italiane e di riscriverle, perché sarebbe la cosa più giusta. Per esempio, io vi racconto, non c'entra nulla, ma per farvi capire l'assurdità. Mio babbo è morto, io devo andare dal notaio e ho portato il certificato di morte per fare l'atto. Porto il certificato di morte, a posto, poi mi richiamano, mi dicono, ma non è il certificato di morte che deve portare, è l'estratto del certificato di morte. E scusi, ho detto, che differenza c'è tra il certificato di morte e l'estratto del certificato di morte? La differenza c'è che è burocrazia su burocrazia.
Quindi io devo ritornare all'ufficio anagrafe e chiedergli l'estratto, perché abbiamo un certificato di morte e l'estratto di certificato di morte. Poi qualcuno, un giorno che morirò, me lo spiegherà il motivo di questa incredibile burocrazia. Purtroppo è così. Comunque il mio voto è favorevole, perché purtroppo siamo l'anellino in fondo di questo macigno. Che ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Quindi metterei in votazione la pratica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Approvato. Gestione in forma associata nell'ufficio di segreteria comunale, scioglimento consensuale della convenzione in corso col Comune di Alto Pascio. Illustra la pratica il sindaco Alessandro Del Dotto. Grazie Presidente. Brevemente, abbiamo ricevuto comunicazione dal Comune di Alto Pascio della volontà di procedere alla risoluzione consensuale della convenzione che ci legava per il servizio di segreteria generale. Sapete che il nostro segretario generale per una parte del proprio tempo era condiviso con il Comune di Alto Pascio. Il 14 di febbraio la sindaca di Alto Pascio ci ha comunicato la volontà di procedere al scioglimento con decorrenza dal 31 marzo. È ovviamente inutile che ricordi ai consiglieri che questo avviene principalmente perché il Comune di Alto Pascio si è insediato da poco e deve designare un proprio segretario generale. Inoltre, il nostro segretario generale dal 1 di aprile, poi avremo occasione di farlo ufficialmente per ringraziarlo, comunque il 1 di aprile dovremo salutarlo perché va in meritata pensione, mi verrebbe da dire, dopo una lunga carriera. E quindi per questo ovviamente si rende necessario svincolare il Comune di Alto Pascio per la propria parte, diciamo così, di scelte di lavoro che ci saranno, e noi ovviamente proseguiremo nel nostro lavoro con una nuova organizzazione. Ovviamente si rende necessaria la votazione anche con l'immediata esecutività della pratica. Grazie Sindaco. Arriva il consigliere Lunardelli. Ci sono consiglieri che chiedono la parola? Non ci sono consiglieri che chiedono la parola, quindi passerei alla dichiarazione di voto. Ci sono consiglieri che chiedono la parola? Bene, quindi mettiamo in votazione gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria generale, scioglimento consensuale della convenzione in corso col Comune di Alto Pascio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Alla pratica è passata all'unanimità. Bisogna votare anche l'immediata eseguità della pratica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima, è stata votata all'unanimità. Punto numero 6, ripartizione dei fondi a disposizione dei gruppi consigliari del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 49-50 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale per il primo semestre dell'anno 2022. La pratica è rimasta uguale all'anno scorso, ovvero sono stati assegnati 6.000 euro al Presidente del Consiglio e ai gruppi consigliari. Ritenuto opportuno per l'appropriarsi delle conclusioni del mandato amministrativo assegnare la somma di 3.000 euro, pari a circa metà della quota totale assegnata nel PEG, 6.000 euro sono per un anno, e noi bisogna votare per 6 mesi, e sono 3.000 euro. E questi 3.000 euro sono divisi circa metà delle quote assegnate al Presidente del Consiglio e ai gruppi consigliari per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, suddivise nel modo seguente: euro 500, spese diverse per il Consiglio Comunale acquisti di beni, 1.000 euro spese diverse per il Consiglio Comunale prestazioni di servizio e 1.500 euro spese per le feste nazionali, solennità civili, spese di rappresentanza, gemellaggi e vari acquisti di beni. Visto i pareri, questa è la delibera come l'anno scorso. Ci sono consiglieri che chiedono la parola? Non ci sono consiglieri? Consigliere Lunardelli, prego.
Grazie. Ora io volevo sapere, intanto se... Ah, scusate, no, è l'abitudine dell'altro contesto in cui mi trovavo prima. Volevo sapere se il Presidente ci può dettagliare un attimino sull'utilizzo dei fondi da parte della Presidenza. Ad esempio, io una domanda che non avevo fatto, diciamo, nei mesi scorsi, volevo sapere se, ecco, i lavori per esempio di questa stanza sono stati fatti con un piccolo contributo anche del fondo della Presidenza, oppure sono stati solo fondi... No, è solo per così, cioè giusto per sapere se per caso, visto che comunque lei ha in qualche modo supervisionato, no, i lavori di questa sala, se per caso c'era stato anche, presumo di no, perché comunque gli introiti sono, cioè insomma l'ammontare del fondo a disposizione della Presidenza è molto contenuto, però sapere se in qualche modo c'era, diciamo, una piccola percentuale anche di quello, oppure se è stato poi a carico dell'ufficio lavori pubblici, quindi insomma sostanzialmente... è stata concepita come un lavoro come tanti altri che si fanno, ecco, per questo, giusto? Visto che si parla della ripartizione dei fondi anche della Presidenza. Sì. Grazie. Allora, se ci sono altri consiglieri che chiedono la parola. Allora, per quanto riguarda la sala del Consiglio, allora, magari ci abbiamo il segretario, Paolo Benedetti appena arriva sarà più preciso. Io posso dire... per la quasi totalità, se non per la totalità, sicuramente sono stati da fondi stabiliti dal Consiglio Comunale per il rifacimento della sala del Consiglio. Non so se cifre, piccole cifre, come esempio la pianta, ad esempio è stata pagata dall'ufficio ambiente, le due piante, che sono una cifra di, mi sembra, di 100-150 euro. Quindi... magari quando viene Paolo Benedetti te lo posso dire con certezza se sono stati tolti 200-300 euro per qualcosa che magari è servito. Non credo. Mentre per quanto riguarda negli anni precedenti, la quasi totalità dei soldi che sono stati utilizzati, soprattutto per la giornata della memoria, per le iniziative legate alla giornata della memoria. Da sottolineare, il fatto va detto... questo va dato merito un po' a tutti i gruppi consiliari, che praticamente la quasi totalità dei gruppi consiliari non ha mai prelevato la piccola parte, che poi si parla di cifre, non dico ridicole, ma quasi, anche per i gruppi consiliari si parla di cifre di 200-300 euro all'anno, non sono cifre... comunque i gruppi consiliari, mi immagino per una questione anche di risparmio generale in un momento di crisi, hanno rinunciato anche a queste cifre. Bene, passerei a questo punto alle dichiarazioni di voto, o se c'è qualche cosa che chiede la parola, se non c'è nessuno metterei in votazione la pratica. E ripartizione dei fondi a disposizione dei gruppi consigliari e del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 49 e 50 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale per il primo semestre dell'anno 2022. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Bisogna rendere immediatamente eseguibile la pratica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima. Ultimo punto all'ordine del giorno, mozione comunale per la tempestiva approvazione di una buona legge sul fine vita che superi le discriminazioni da persone malate presentate al Consiglio Comunale Favilla Andrea in qualità di consigliere comunale. Allora la leggo. Premesso che il 22 dicembre 2017 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento italiano la legge numero 219 recante norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Primo passo verso l'affermazione del diritto al rispetto della volontà individuale, anche nel fine della vita. Con sentenza del 242 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di cui all'articolo 580 del Codice Penale, dichiarando quindi legale l'aiuto medico di suicidio fornito a persone maggiorenni, in determinate condizioni quali la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.
L'essere tenuti in vita a trattamenti di sostegno vitale, l'essere affetti da patologie irreversibili o portatrici di intollerabili sofferenze fisiche e psichiche. Dalla normativa attuale rimane negato l'accesso al suicidio medicalmente assistito alle persone che seppur con medesime sofferenze ritenute insopportabili, non sono tenute in vita da trattamenti di sostegno vitali, come le persone con patologie oncologiche incurabili o con patologie degenerative che non richiedono ancora trattamenti invasivi. Considerato che, seppur dichiarato inammissibile dalla consulta nell'ottobre 2021, è stato depositato in Cassazione un quesito referendario per la parziale abrogazione dell'articolo 579 del Codice Penale, referendo sul quale il Comitato Promotore Eutanasia Legale ha raccolto 1.235.000 firme, mostrando la politica e la chiara volontà della popolazione italiana di arrivare a una legislazione di questo tipo. La Corte Costituzionale ha già richiamato senza successo due volte il Parlamento a legiferare, con l'ordinanza 207 del 2018 e la successiva con sentenza 242 del 2019. Valutato che la Camera dei Deputati sta discutendo la proposta di legge recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, che se approvata senza ulteriori modifiche restringerebbe la possibilità di accesso all'aiuto medico al suicidio rispetto alla possibilità già riconosciuta ai cittadini italiani dalla sentenza 242-2019 della Corte Costituzionale, contravvenendo quindi alle ripetute richieste della consulta stessa e alla volontà popolare espressa dal deposito della richiesta di referendum popolare in Corte Costituzionale. Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso il Parlamento e presso ogni altra competente sede per sostenere con forza la necessità di provvedere quanto prima ad approvare una legge sul fine vita che definisca con chiarezza e superando le discriminazioni attualmente contenute nel provvedimento in esame i requisiti e le modalità di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita. Passerei alla discussione, se ci sono consiglieri che chiedono la parola. Allora, intervengo io brevemente. Tutti noi abbiamo assistito alla clamorosa, spontanea, forte mobilitazione che è venuta nel Paese per la raccolta di firme legata al quesito referendario. Sono state raccolte 1.250.000 firme da parte, come? 1.250.000 firme da parte di cittadini italiani, e probabilmente sarebbero stati molti di più. E io non mi ricordo della storia referendaria un referendum che ha avuto così tanta spinta da parte della popolazione, in particolar modo da parte della popolazione che penso io che sia più distante anche dalla politica, perché è rimasto ormai deluso dalla politica. Purtroppo l'Italia, la Corte Costituzionale, a giudizio mio sbagliando clamorosamente, non ha ritenuto giusto e non ha ritenuto significativo la raccolta firme di questo 1.250.000 persone, non ha indetto il referendum su questa materia delicata. Bisogna dire che ormai l'Italia è rimasto uno dei pochissimi paesi, perché piano piano in tutto il mondo questo tema dell'eutanasia in qualche maniera viene discusso. È vero che in Parlamento già due volte è stato sollecitato il Parlamento italiano a legiferare, c'è una legge lì, però non siamo quasi a conclusione. E quindi questo è stato appunto il mio tentativo di fare questa mozione per sollecitare un po' anche le comunità locali, perché poi in realtà i referendum vengono raccolti nei comuni, la maggior parte, quindi i comuni sono diciamo, i primi elementi, i primi portatori delle raccolte referendarie. Poi bisogna dire un'altra cosa, bisogna finirla di mettere il referendum con il quorum. Bisognerebbe fare l'opposto. Io capisco all'epoca
i padri costituzionali in quale poteva essere lo spirito. Non avrebbero mai pensato che l'Italia diventasse tipo l'America. Ho 10 minuti, sono già passati. Ah no, avete ragione. Chiudo. Eh no, 3 minuti. E niente. No, vabbè, io... Sì, sì, vabbè, per concludere, se il Consiglio Comunale è d'accordo, ancora 30 secondi, per dire che i padri costituzionali non avrebbero mai pensato che in Italia ci fosse un'astensione così alta come fossimo negli Stati Uniti. Quindi bisogna capire che bisogna togliere il quorum e eventualmente mettere il quorum alle elezioni legislative e politiche. L'opposto di com'è ora. E quindi io concludo sperando che la mozione sia accolta. Grazie per avermi concesso 30 secondi in più. Ci sono consiglieri che chiedono la parola? Consigliere Lunardelli. Grazie Presidente. Allora, non sono d'accordo, mi dispiace. Tanto non è un problema tanto di questione di sostanza, a quanto è stato, sulla base di quanto è stato deciso dalla Corte, i quesiti erano sostanzialmente scritti male. Cioè, questo l'hanno detto molti giuristi, perché il risultato sarebbe stato non proprio un'eterogenesi dei fini, ma insomma sarebbe andato molto oltre rispetto alle richieste, cioè si sarebbe un po' troppo liberalizzata la relativa norma del codice penale. E tra l'altro, secondo me, devo dire la verità, è stato molto poco garbato istituzionalmente gli attacchi, vedere quegli attacchi che ha ricevuto il nuovo presidente della Corte, tra l'altro nominato in contestualmente in pratica con la riconferma del Presidente della Repubblica in quei giorni. Quindi insomma, tra l'altro, un giurista eminente come Giuliano Amato secondo me non meritava tutti quegli attacchi. Però a prescindere da quello è stata una decisione quindi di tipo giuridico, e la questione è una questione che è rimessa al Parlamento, dove però ci sono sensibilità diverse. A una soluzione ci si arriverà come sempre, perché in Italia a volte alcune questioni che coinvolgono anche aspetti di tipo religioso magari richiedono più tempo che in altri paesi, però a una legge ci si arriverà. Quindi io credo che insomma sia soltanto una questione di tempo, non credo sia una questione di chiusura totale, ma soltanto una questione di tempo. Un testo prima o poi verrà approvato e verrà incontro alle esigenze dei richiedenti, ma in modo conforme alle previsioni costituzionali e della normativa penale. Quindi secondo me non c'è bisogno di forzare in questo momento, perché ci si arriverà a una soluzione. Questa è la mia opinione. Grazie. Grazie consigliere Lunardelli. Consigliere Menchetti Jacopo. Grazie Presidente. Allora, ha portato in discussione una mozione, un ordine del giorno. Non ricordo se in precedenza questo Consiglio Comunale aveva avuto occasione di parlare di questo tema, che sicuramente è un tema molto particolare. L'opinione pubblica ne discute da tanto tempo. Ogni volta che si parla di temi che riguardano per una parte dell'opinione pubblica questioni legate alla fine vita, alla difesa in generale della vita, ci sono sensibilità contrastanti che si confrontano in questo paese per posizioni articolate meritevoli di considerazione. Ecco, questo va forse registrato, no, nel dibattito italiano di queste questioni. Perché è vero che sono dibattiti lunghi, faticosi, estenuanti, controversi, che dividono anche, come è stato nel caso dell'aborto anni e anni fa, l'opinione pubblica. Però sviluppano posizioni di merito molto significative. Ecco, allora, apprezzo la suggestione che propone il Consiglio Comunale in termini di come proprio ha scritto l'ordine del giorno e la mozione, cioè sulla sollecitazione che è opportuno, secondo me, che dare al Parlamento, che troppe volte nel corso del tempo ha rimandato questo appuntamento, risultando incapace, anche nelle legislature precedenti, di poter trovare una sintesi utile a dare delle regole chiare. Perché è chiaro che c'è un lasco di incertezza che incide profondamente sulle libertà individuali attualmente, sulle prerogative individuali che coinvolgono il tema delicato del fine vita.
È questo l'argomento, secondo me, che dovremmo sentire a noi vicino, al di là dei formalismi, al di là del metodo. Nel merito esiste un problema che la società ci chiede di dover affrontare, lo chiede al Parlamento, e è quello il soggetto deputato a affrontare questo argomento. Non sono, credo io, i cittadini nella loro responsabilità diretta, perché noi abbiamo un sistema istituzionale che questi temi è opportuno, che li assegna opportunamente al Parlamento. Allora, richiamare, come fa lei, Presidente, attraverso l'ordine del giorno, il Parlamento stesso a questo tipo di responsabilità è un appello che penso possa essere accolto, nel rispetto di due questioni: una sensibilità plurale, perché è ovvio che su questi temi ci debba essere una sensibilità plurale, quindi senza forzature e senza nemmeno, come dire, condizionare né in un modo né in un altro coloro i quali potrebbero essere destinatari di provvedimenti come questi. Quindi niente forche caudine, niente forzature auspico da questo processo, e nello stesso tempo mi auguro anche che, come dire, questa pluralità di contenuti che ruota attorno a questo dibattito possa in Parlamento avere il suo luogo fondamentale, per poi arrivare fra la gente e trovare un'applicazione, allora sì, condivisa, perché istituzionalmente ben sorretta. Grazie. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Non c'è nessuno. Sindaco. Io apprezzo l'iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, perché da un punto di vista politico però c'è un paese che ha bisogno di risposte e queste risposte tardano ad arrivare. Indubbiamente ci sono state delle ragioni tecniche che hanno condotto la Corte Costituzionale ad esprimersi nel modo che abbiamo visto. Resta però un fatto che in questo paese, come dire, si sono fatti piccolissimi passi su questi temi. Siamo un paese che manifesta ancora una profonda reticenza ad affrontare i temi etici, probabilmente manifesta ancora una grande insensibilità sul tema dei diritti e della necessità di affermare la libertà reale dei soggetti all'interno di un ordinamento come il nostro. C'è una frase che oggi, quando avevamo la cerimonia, diciamo così, di benedizione e inaugurazione della sala consiliare, c'è una frase del rappresentante della Chiesa ortodossa bizantina che mi ha colpito, cattolico bizantina, che mi ha colpito, che è stata la citazione di una serie di scritture, tra le quali, diciamo così, si riporta una riflessione che nostro Signore Gesù Cristo si è sacrificato sulla croce, ma lasciando liberi gli uomini di credere. Le convinzioni personali sono convinzioni che, come tali, stanno nella libertà e nella disponibilità individuale. E probabilmente una comunità diventa davvero forte, diventa davvero matura, diventa davvero segno di un progresso anche civile nell'ambito dei diritti quando riconosce che ci sono argomenti sui quali va riconosciuto uno spazio di scelta individuale. Non è una libertà assoluta, indiscriminata, quasi arbitraria, perché ci sono comunque delle regole. Se guardate gli altri paesi che disciplinano questo tema, mettono delle regole e mettono chiaramente dei metodi, delle procedure, dei presupposti con cui comunque lo Stato garantisce, no, che ci sia effettiva libertà, che non ci sia costrizione nella scelta. Il rammarico è che abbiamo un Parlamento che sembra veramente di volta in volta non in grado, non all'altezza di affrontare questi temi. Però questo lo riconduco, e concludo, all'incapacità anche della politica di fare una selezione di classe dirigente che non sia o pura tecnocrazia, che di solito non si occupa dei temi, dei diritti e anche delle libertà, oppure pura politica, cioè si passa da un giorno a fare un mestiere che non c'entra nulla con quello che si deve trattare, fino al giorno dopo che ovviamente si va a trattare invece un tema importante come quello della rappresentanza. Grazie Sindaco. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Allora mettiamo in votazione la pratica.
Mozione comunale per la tempestiva approvazione di una buona legge sul fine vita che superi le discriminazioni da persone malate, presentata dal consigliere comunale Favilla Andrea. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, la pratica è passata col voto favorevole di tutti i consiglieri, ad eccezione fatta del consigliere Lunardelli che ha votato contro. Io vi ringrazio, vi comunico che sicuramente ci sarà un consiglio comunale verso il 29-31 di marzo, dove avremo una variazione di bilancio, e qui entro il 31, quindi sarà il 29-30-31. E un regolamento sul demanio, sull'utilizzo del demanio.